E salve a tutti ragazzi, bentornati. Intanto ringraziamo subito Freddy del follow, grazie mille di essere entrato nella nostra community. Allora, direi di cominciare subito a giocare. È passato tipo un botto di tempo da quando non portavo LOL e sarò tipo peggio arrugginito, ma dobbiamo riscaldarci. Dobbiamo riscaldarci, poi vediamo un po' magari se riuscciamo, non siamo in condizioni pietose, magari ci facciamo anche una ranked. Allora, qua c'è solo un amico che è in partita, una gente italiana che non conosco. Tutti occupati, bene, facciamoci una bella draft da soli, sperando di non trovare gente esagerata, né troppo forti né troppo scarsi, speriamo. Allora, intanto vediamo un attimo di sistemare le ultime cose. Allora, vediamo qua se il bot parte. Perfetto. Intanto che cerca la partita, vedo di sistemare le due cose. Sì, mettiamoci Sona, così quasi. Ok, siamo operativi, mi sembra. Allora, chi dobbiamo bannare? Direi di bannare Blitz, così quasi. Anche se ero indeciso di bannare Morgana, perché avere Morgana contro è, insomma, ma anche Lux non è da meno. Io spero, per l'amor di Dio, che non mi capitano. Ok, Lux è stata bannata. Bene, spero che non mi esca Morgana, quindi lo spero caldamente. Che se no, una rottura di palle. Chi ci abbiamo? Miss E di quello Fortune, poco come di sono carry degno buono. oggi. Porca miseria. Allora, perfetto, dovrei aver messo tutto a posto, in teoria. Sì, ok, ci siamo. Caitlyn e Karma. Ok, quello che mi preoccupa di più sono Camilla e Ahri. Anche Warwick in verità, ma cioè, io non gioco jungle, quindi ok. Però c'ha contro Kayn, magari speriamo in bene. Però Ahri so già che sarà probabilmente la cosa peggiore che ci troveremo contro in sta partita. Almeno che tipo non sia veramente il player più scarso del mondo, probabilmente ci darà non pochi problemi. Ma comunque, vediamo un attimo qua di passare a schermo intero se si decide ad aprirsi. Perfetto. Eccoci qua. Allora, vediamo un po' come siamo messi qui. Tu. Ok. Warwick maestria 6. Ahri, ok, 38, 30, 31, 66, 107. Per trovarci di livelli così bassi, essendo che non gioco, non sono in compagnia con qualcuno di livello basso, o sono smurf,
O c'è qualcosa che non quadra. O se no, League of Legends come al suo solito ha fatto i bilanciamenti col culo. Vabbè, ma sono dettagli. E apriamo questo e direi che Non ho siamo già avuto mai di pronti. salire su un palco, Come neanche su giocherà questa questo. Miss Fortune, secondo voi? Questo non è un semplice strumento, ma un vecchio amico. Benvenuti nella landa degli evocatori. Trenta secondi alla generazione dei minion. Ok, facciamo una cosa. Mi sa che mi devo un attimo mutare poi perché devo fare una telefonata. In questo Però caso farò anche un'eccezione. se sono mutato Continua a penso sia un po' un seguirmi e casino. forse se ne andranno. Essendo in partita. No, vabbè, ma noi ci proviamo. Facciamo una cosa, prima facciamo un attimo Non threadbuff, provo poi mentre ci contro di muoviamo. te. Ah, ma la di carry proprio se fai i cazzi suoi. Ah, hai capito. Allora. Perfetto. Allora, Quale arrangiamento è più adatto? è un casino però. Tanto in teoria mi basta solo una mano, il controller, sì, il controller, c'ho il mouse, al massimo non uso abilità. No, è un po' un casino. Porca La miseria. sinfonia non finisce mai. Perfetto. Intanto attiviamoci anche la chat in gioco, così, ecco, perfetto. Vedo subito la chat, nel caso dovete scrivere. Latria nonvi. Trovo ispirazione Ok. in ogni Sto subendo un po' di sorriso danni, però intanto sto e in caricando la... ogni No, non ci parola. credo, non ho caricato la fascia del flusso. Ha! Non ci ho dato un'altra stack, Facile. porca miseria. GG. Allora. Non temere di ascoltare. Allora, mi muto un secondo. Sa Eleisa Tiridi. Mai esitare. Suonerò un nuovo sangue. A volte basta una volta sola. È stato ucciso. Le corde vibrano e la gente balla al ritmo dei ricordi. Il tempo cambia e noi. Dai, su. Emozioni, amore, sono questi i veri strumenti.
concentrazione. Anche Zelda sarebbe colpito. Porca miseria, per poco. Sto giocando veramente di merda oggi. Comunque mi sa che avrò tempo per una, massimo due partite. Poi dovrò staccare, porca miseria. Non pensavo di aver così poco tempo. L'atria non mi fa. È una splendida ballata. GG. GG per Miss Fortune. La pratica rende perfetti. Evochiamo la musica del cuore. Un alleato è stato ucciso. Sa e lei sa, Kiri. Sì. Bene. Allora, direi comprare questi qua. No, compriamoci questi, va. Ma sì, va. Poi ci compriamo questo qui. Una melodia per condurci. Molto bene. Allora, Miss Fortune come messa? 1-3. Ah, insomma, non va troppo bene. Siamo in negativo di kill in confronto a loro, che c'è l'altra 2-0 e Warwick 2-0. E niente, stiamo facendo un po' schifo, ma nemmeno troppo, oddio. La gioia del pubblico è il più bello riconoscimento. L'atria non vi. Concentrazione. Ma mi sa che avete sbagliato bersaglio, eh. Sapete, c'è una Miss Fortune laggiù che... Ascolto e sento ma... tutto. Miss Fortune? Excuse me. What the fuck? Dito una Miss Fortune un po' in difficoltà, Non so come è riuscita a cavarsela essendo che era circondata da un botto di nemici. Beh, ma buon per lei alla fine, oh. L'arte è qualcosa che tutti condividono. Ma cosa ci fa Warwick sempre qui in mezzo alle palle? Cioè, voglio dire. No, ma se io ci vado su Warwick mi sa che mi fa fettine. Sì. Quindi forse è meglio non istigarlo. Il ritmo mette tutti in sintonia. Secondo, che devo scrivere una cosa. In che cazzo vuole questa?
celebrare la tua. Porco due, oh. Pace. Mica, se quella mi stunnava era la fine. Una nota sbagliata è solo un dolce. Bene, sta arrivando Kane. Devo piazzare i lumi, tra l'altro, porca miseria. Trovo ispirazione in ogni sorriso e in ogni lacrima. Vedete, devo cominciare a giocare seriamente adesso. Allora. Ma concentrazione. GG per Miss Fortune, veramente. Non è che mi viene a dare da supporto, cioè, voglio dire, non è che magari la ingaggiamo insieme, no. Ancora, ma con sentimento. La smontava Miss Fortune se la colpiva, ma no, figuriamoci. Non temere, ti ascolto. Lamentiamoci del support, ma noi non facciamo un cazzo, mi raccomando, Dio buono, va. Per dare una mano a sta deficiente sono pure morto. Devo prima a starmene per i cazzi miei. La gioia del pubblico è il più bel riconoscimento. La corazza delle curve. Eccoli lì. Il tempo cambia. E noi con lui. Un nemico è stato. Perché mi deve capitare una novellina? Come di Carry, cazzo. Capisco che se vabbè, sono tutti scarsi, ma cioè. Abbiamo la. Come al solito la gente è forte contro. Non finisce. E ovviamente la di Carry scarso è sempre la nostra. No! Bastarda! Tu non scappi. Oh! È riuscito a stillarmi la kill? Ma poi vabbè, se la deve fare la di Carry, ok. Ma non mi aspettavo che riuscisse a farla. L'arte è qualcosa che tutti condividono. Ok, è scappato Warwick, non so come. Cioè, come me è scappato lui che è sbroccato e adesso ci insegue quando siamo sotto torre. Ok, Warwick. Va bene. Comunque, un po'. Cazzo, Evochiamo la musica del cuore. Concentrazione. Capi, Dovrei farmela una cura, effettivamente. Di solito parto sempre con le cure al 2 e poi maxo l'attacco, però sono un po' rincoglionito oggi, quello è vero. Allora,
L'inno giusto può placare l'anima di una nazione. Quanto ne ho anche? 342 di oro. Ok. No. 80 e 930 di oro mi servono. Ok, tra un po' recolliamo. E... la madonna che da... ah beh sì, vero, è 6. Grazie che mi hai salvato la vita, Miss Fortune. Ah no, vabbè, la ulti l'avevo già usata. Sì, no, è vero, però anche la W, se non sbaglio, è lunga gittata. Quindi ho fatto bene a flashare, va. E uscire dal suo campo d'azione. Allora, Miss Fortune un po' inarrestabile. Sì, Miss Fortune, ciao. Caitlyn un po' inarrestabile. Giusto un pochino. Dovrò fidarmi un po'. Giusto da... non dico fermarla perché non sono una pick carry, però almeno da rallentarla. Perché è anche vero che io i danni un po' gliene faccio, La madonna. Emozioni, amore, sono questi i veri strumenti. No, ma che sorry my bad. Ah no, forse in quel fight che ho fatto adesso. Ottimo di carry, va in gaggio da solo contro un nemico che è super fittato. Questa sì che è la tattica vincente. Oh, a proposito, devo comprarmi l'item. Sì, che tanto adesso più o meno avremo... no, non abbiamo surrendato ancora, strano. È solo un dolce errore. Kain può passare anche fuori mappa, può camminare. Una volta non si poteva fare. Ed è la fanfara. Allora. Come sale la barra di livello? Hai steccato. Prendo io visto che ne sono più utile a me. Tra virgolette. Beh, ma io karma la smonto. Anche perché il livello è un po' basso. È il livello più alto di me, però in un 1v1 la posso battere. Se non fosse per il suo stun, perché se mi stunna ovviamente passa in vantaggio, perché non sono... non posso fare cose, però è vero anche che anch'io c'ho lo stun, in effetti. Ah, però Caitlyn... un vero capolavoro. Devo celebrare la vita. Aspettami che non far stronzate. Ascolto e sento tutto. Dai, su, dov'è il team? Dov'è quella stupida di Miss Fortune quando serve? Che tanto non fa comunque. Tanto si scappa. Questa qua, vabbè, avrei iniziato ieri a giocare a League of Legends probabilmente. Per modo di dire, no, il livello sarà a livello 30, quindi no, però insomma. La ulti, però il problema è che... ah, ecco, ora forse siamo. Faccio un doppio stun, no, niente. Una melodia per convincere casa. Concentrazione. Latria non vi.
No, non dovrei usare la ulti su Karma perché è sprecato. Devo puntarla più su Warwick o su Miss Fo. Eh sì, su Caitlyn. Sono ovunque. Quasi quasi. Però. Andiamo, andiamo, andiamo allora. No, ho sbagliato. La Madonna, che danni. Persino Mundo non è fiddato. Però abbiamo jungle mid laner, almeno loro. Jimmy Sporting. Che Madonna la riporterei. No! No, 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 ho fatto una stronzata. Si fa sul serio. Ma che cazzo? Ma io te l'ho lasciato apposta, ma dai, Mundo, Dio, buono. Ma faccio bene a stillare i carretti, veramente, quando mi capita gente così. Dio, buono, va. Cazzo è sta roba? Il ritmo mette tutto. È figa come... cioè, bella, bella, come immagine. Cos'è? Che sembra tanto potente. Torre dei Lich. Potremmo... ok, la lama incantata. Addirittura. Non temere di ascoltare. Allegro sa e lei sa. Sì, però pure te dai qui, Yano, non ti fa colpire così, Madonna. È il più bel riconoscimento. Senti! Ma che un po' il cazzo però è Karma che continua a scendere tutti, eh. L'Atria non. La vita è una splendida ballata. No, ma non c'è... ah, ok, l'ho uccisa. Io, buono. Che persona di merda. Cioè, che champion di merda, veramente. No, più che champion di merda, che player di merda, questo qua. Ops, mi sono distratta un attimo. Emozioni, amore. Sono questi i veri strumenti. Cazzo, quella si butta a capofitto, eh. Allora. Dai, su, porca miseria. Ok. Una melodia per condurci a casa. Vorrei mica ottenuto pure l'anima. Ah, beh. Mi mancava solo questa. E andiamo in bot, va. Evochiamo la musica di
Ecco. Che cazzo uso la ulti per salvare Miss Fortune quando... Madonna. Ma palesemente sta trollando. La mia musica è la mia voce. Non può essere così stupida se ti hanno detto stai dietro, quella va avanti. No, non sto trollando, che gioco male. Porco due, ma se uno ti dice stai indietro, no? Cazzo. Poi ovvio che pensano che trolli, cioè. Sono ovunque. Il tuo inibitore sta. Livello 10, ma in realtà non è che sono troppo indietro agli altri, Sono item mitico come gli altri. Gli altri hanno anche due item. Forse come item un po' un pelino indietro. No, ma c'è troppo. C'è troppa differenza potenziale. Cioè, gli unici messi bene alla fine sono. Ma che cosa? No, no, sto scherzando. Alla fine possiamo contare su Kane e Quigliana. E basta. Gli altri tre, me compreso, non possono far nulla in fight, quindi... Infatti... Mentre invece loro possono contare su gli altri tre. Perché mid jungle, anzi, ma pure il loro jungle è fittato. Niente. Cioè, possono contare su di carry jungle e top laner. Tre di loro contro due dei nostri. Praticamente è ovvio che perdono. I miei danni di cure non possono fare niente, essendo che sono tre livelli sopra di me, ciascuno di loro. E vabbè, è andata così la prima partita. Allora, boh, GG per nessuno. Mamma mia, siamo un po' generosi, diamo la game, va. Allora. Hanno dato un... cos'è? Un GG? Buono. Allora, non so se ho il tempo di farmi un'altra partita o no. Magari mi faccio un Aram. Onestamente non lo so. Ma penso che farò una cosa. Quasi quasi. Quasi 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 quasi... stacco. Vado, se mai esco ora, farò una commissione, così faccio prima e piuttosto torno prima a casa e faccio una seconda live stasera, magari verso le 6, 7, fino all'orario di cena. Vediamo in base a come mi so gestire gli orari, va? Mi dispiace soltanto che ho avviato la live non pensando, cioè pensando di non fare un cazzo oggi e invece è imprevisto. Quindi mi dispiace per chi sta guardando la live. Vediamo un attimo... Ok, niente, allora possiamo staccare. Come avevo detto poco fa, se c'ho tempo quando torno a casa, magari facciamo una parte 2 fino all'orario di cena. Detto questo, ci becchiamo più tardi forse o alla prossima live. Ciao a tutti.